Il compito più complesso di un genitore è sicuramente quello di trasmettere i propri ideali ai figli. Sappiamo bene, infatti, che non basta dichiarare dei principi perché i nostri figli si comportino come noi desideriamo. Fra l'altro, in questa nostra opera di educazione dobbiamo anche competere con mezzi molto persuasivi, come la televisione, che spesso danno segnali in contrasto con i nostri. Insomma, i figli spesso possono decidere di fare o dire cose che noi riteniamo ingiuste o pericolose. Magari mentono, oppure non studiano, o vanno come i pazzi sul motorino, o peggio, commettono delle vere e proprie illegalità, come rubare al supermercato e così via. Il nostro impulso di fronte a questi comportamenti è spesso quello di intervenire con la repressione, che ci sembra il mezzo più giusto per bloccare e prevenire dei gravi errori. In questo modo, però, rischiamo di suscitare la resistenza e la ribellione dei figli, che prendono i nostri interventi come interferenze ingiustificate nella loro vita privata. Essi credono, come d'altra parte abbiamo creduto anche noi alla loro età, di essere perfettamente in grado di fare le proprie scelte e di proteggersi da soli. Ma allora dovremmo forse metterci da parte e rinunciare al nostro ruolo di guida? Neanche per sogno. Sarebbe meglio però imparare a gestire anche questo tipo di conflitti con i figli, cercando di fare a meno della repressione. E come dunque? Affidiamoci come al solito a qualche esempio per capirci meglio. Ecco. Adesso arrangiamo noi. Cosa avete voi due? Te lo do io cosa abbiamo, delinquente! Leo, calmati per favore. Che è successo? Che ho fatto? Che è successo che ho fatto? Fa finta di nulla! Fa l'innocente! Bel coraggio che hai! Siamo stati a scuola tua e abbiamo parlato con i tuoi insegnanti. Bel colpo che ci hai dato. Ma come hai potuto fare 25 giorni di assenza in 2 mesi? Mamma, è che ero stanca e non mi sentivo bene. Ma che razza di scuse sono quelle? Primo, se non stavi bene ci dovevi avvertire. Secondo, si vede lontano un miglio che scopri di salute. E dire che sei sempre stato uno studente modello, ma chi poteva immaginarselo? Comunque vedrai che bei voti che prendi questo Sì. trimestre. Mamma, se per quello non c'è problema, mi metto sotto e Sì. recupero. Ma la cosa che mi dà più fastidio, sai qual è? È che per tutto questo tempo la signorina ci ha preso in giro, si è presa a gioco di noi, sei una bugiarda! Ecco cosa sei! Dai, papà, non dire così, per Adesso favore. spiegami come faccio a fidarmi ancora di te, dimmelo, come faccio a fidarmi di te? Però adesso stai esagerando, per qualche giorno d'assenza. Qualche giorno d'assenza, ma sentila! Allora sei proprio scema, veramente! Sei Leo, deficiente per tu, eh? favore. A parte l'assenza dei brutti voti a scuola, ti rendi conto dei rischi che hai corso per la strada? Te ne rendi conto o no? Tu meriteresti una di quelle lezioni da ricordartele per tutta la vita! Adesso fila di là, che poi i conti li facciamo! Via! Giovanna l'ha combinata grossa, eh? A 15 anni però un comportamento del genere era prevedibile. È l'età in cui la ribellione ai genitori raggiunge il culmine. E lei non è mancata l'appuntamento. Ma rivediamoci l'attacco del papà contro di lei. Allora sei proprio scema, veramente! Sei Leo, deficiente per tu, eh? favore. A parte l'assenza dei brutti voti a scuola, ti rendi conto dei rischi che hai corso per la strada? Te ne rendi conto o no? Tu meriteresti una di quelle lezioni da ricordartele per tutta la vita! È uno sfogo rabbioso, fatto di insulti e minacce. Anche se l'intenzione è quella di proteggere Giovanna, il risultato è solo di quello di spaventarla e di umiliarla. Non sarebbe sorprendente se la ragazza fosse spinta a un'ulteriore ribellione. Vediamo un approccio che ha maggiori probabilità di avere una buona influenza sulla ragazza. Cosa avete voi due? Te lo dico subito chiaramente cosa abbiamo. Siamo stati a scuola a parlare con i tuoi insegnanti e abbiamo saputo delle tue assenze. Ecco cosa abbiamo. Guarda, non puoi immaginare quanto sia rimasto male. Non me l'aspettavo proprio. Sì, tra l'altro abbiamo fatto la figura di quelli che non badano ai propri figli. È stato veramente umiliante. Ma io ero stanca e poi non mi sentivo bene. Qualunque sia la ragione, Giovanna, fa male sapere che non ti sei fidata di noi. Perché non ci hai parlato, non ci hai detto che non ne potevi più, che eri stanca. Perché? Ma dai, papà, lo sai perfettamente che anche se ti avessi detto qualcosa mi ci avresti mandato lo stesso a scuola. È vero, lo ammetto. Forse ti avrei costretta ad andarci. È anche vero che alla tua età forse ci si stanca di obbedire sempre. Già, proprio così. Lo so, me lo ricordo anch'io. Si vuole fare di testa propria, si vuole ribellarsi a tutto e a tutti. Il guaio poi è che le conseguenze però le paghi tu e non gli altri. Difatti vedrai che voti questo trimestre. Papà, ma se per quello non c'è problema, mi metto sotto e recupero. Me lo auguro per te. Comunque la prossima volta avrai più piacere che tu ti fidassi di noi, di me, e che non mi trattassi come un orco. Ma dai, papà, non dire così. Beh, adesso vai a cambiarti se vuoi. Magari ne riparliamo dopo, eh? Ok.
Il papà questa volta, anche se ha manifestato apertamente il suo disappunto per il comportamento di Giovanna, ha evitato di minacciarla o punirla. Ha tenuto conto che il problema è essenzialmente della ragazza. Le conseguenze sono soprattutto a carico suo se continua ad assentarsi da scuola. Il guaio poi è che le conseguenze però le paghi tu e non gli altri. Difatti vedrai che voti questo trimestre. Poi ha ammesso che il proprio atteggiamento poteva averle indotta alla bugia. Lo sai perfettamente che anche se ti avessi detto qualcosa mi ci avresti mandato lo stesso a scuola. È vero, lo ammetto. Forse ti avrei costretta ad andarci. Con la sua tolleranza però, il papà non ha voluto affatto darle l'impressione di sottovalutare l'accaduto. Anzi, la sua disapprovazione è stata piuttosto netta, ma non ha drammatizzato e soprattutto non ha calpestato i sentimenti di Giovanna. In questo modo è più probabile che la ragazza si senta incoraggiata a confidarsi con lui e che decida di essere più responsabile verso se stessa. Ma adesso osserviamo se Bianca riesce a convincere Francesco ad essere cortese con la prozia. Prozia che lui non ricorda di aver conosciuto. Che bella sorpresa. Tu non sai quanto mi fa piacere che sei venuta a trovarmi. E Francesco? È in terrazzo che sta giocando. Ah già, ma tu è tanto che non lo vedi. Da quando era appena nato, mi sembra. Vedrai, è un bambino simpaticissimo. Mamma, ho sete. Guarda chi c'è. La tua zia Tilde. Mamma, ho sete, ti ho detto. Ma dai, la tua prozia. Lo sai chi ti ha visto nascere? Dagli un bacino. Ma insomma, mamma, ho sete. Dai, Bianca, lascialo andare a bere. Mi saluterà più tardi. Ma scusa, non vuoi neanche dare il buongiorno alla zia? No. Va bene, allora vai dove ti pare. Sei un gran maleducato. Dopo facciamo i conti, eh? Per Francesco, la zia Tilde è una perfetta estranea e perciò non vede perché debba salutarla. Per Bianca, invece, non è comprensibile che il bambino si ostini a non dire buongiorno alla zia. Guarda chi c'è. La tua zia Tilde. Mamma, ho sete, ti ho detto. Ma dai, la tua prozia. Lo sai chi ti ha visto nascere? Dagli un bacino. Ma insomma, mamma, ho sete. Il piccolo, però, vede le insistenze della mamma come un'imposizione e perciò si chiude ancora di più nel suo silenzio. Alla fine Bianca si irrita e tratta bruscamente Francesco. Ma scusa, non vuoi neanche dare il buongiorno alla zia? No. Va bene, allora vai dove ti pare. Sei un gran maleducato. Dopo facciamo i conti, eh? Così, per insegnargli ad essere cortese, gli uso una scortesia. Non vi sembra un'aperta contraddizione? Vediamo un'alternativa preferibile. E Francesco? È in terrazzo che sta giocando. È vero, tu è tanto che non lo vedi. Da quando era appena nato, sì. Mi sembra. Mamma! Sì, amore? Ho sete. Ciao, Francesco. Sì. Guarda chi c'è, la zia Tilde. Sì, amore, vai. Allora, a casa? Bene, bene. E lo zio? Va. Sempre il solito birbante. Sì. Quanto è simpatico. Marinella poi? Insegna all'università. C'è riuscita, eh? Proprio sì. Un bel carattere. Cioè, sì. Lavorava, studiava. Sì. Amore, sai che la zia Tilde è la sorella della nonna e ti ha visto nascere? Ti vuole molto bene, sai? Ho capito, ti mette in imbarazzo perché non te la ricordi, dai, vero? Bianca, non ti preoccupare. Va bene, amore, vai in camera tua. La saluto io per te, la zia. Scusa, l'oggi è più timido del solito. Figurati, io so come sono fatti i bambini. Me lo immagino. Bianca questa volta si è resa conto che Francesco è troppo imbarazzato per familiarizzare con la zia Tilde. Così, invece di costringerlo a una cortesia forzata, gli dà semplicemente il buon esempio, salutando la zia per lui. Ho capito, ti mette in imbarazzo perché non te la ricordi, dai, vero? Bianca, non ti preoccupare. Va bene, amore, vai in camera tua. La saluto io per te, la zia. La mamma, insomma, sa che il bambino certe buone maniere le imparerà col tempo, proprio seguendo il suo esempio. Adesso però stiamo per assistere ad una scena in cui Giovanna sottopone la mamma ad una prova ben più dura di questa. Giovanna! Giovanna, ma che fai? Chiudi la finestra, fa un freddo cane. Che cos'è questo odore di bruciato? Non lo so, verrà da fuori. Giovanna, ma tu fumi? No. No? E allora queste sigarette di chi sono? Sono di Veronica, l'ha dimenticata qua ieri sera. Non dire sciocchezze, si sente lontano un chilometro che hai fumato. E poi guarda, anche la cenere per terra.
mamma, ho fatto solo due tiri. Ma perché? T'ho spiegato mille volte i danni del fumo. Eppure ho fatto di tutto per crescerti sana. Latte al seno per un anno, yogurt fatto in casa, niente conservanti, niente coloranti. E tu adesso ti intossichi con le tue stesse mani. Certo che non potresti essere più stupida di così, eh? Mamma, però adesso esageri. Per te tutti quelli che fumano dovrebbero rimanere stecchiti alla prima sigaretta. Allora non hai capito proprio niente. Sei proprio una delusione, guarda. Io comunque non ti do più una lira. E poi aspetta che lo dica a tuo padre. Vedrai. Che rottura questi genitori. Ma perché non si fanno mai gli affari loro? Certo è comprensibile che la mamma sia così preoccupata e delusa. Credeva di essere stata più che convincente nel dimostrare alla figlia i danni del fumo. Così la delusione si tramuta in rabbia e finisce per minacciare la ragazza. Io comunque non ti do più una lira. E poi aspetta che lo dica a tuo padre. Vedrai. Non si rende conto che così spinge la figlia ad una maggiore ribellione. La salute in fondo è sua. E poi, alla sua età, ha un grande bisogno di trasgredire le regole. Vediamo se Bianca riesce ad escogitare qualcosa di più efficace. Giovanna! Giovanna! Ehi, ma chiudi la finestra. Fa un freddo cane. Che cos'è questo odore di bruciato? Non lo so, verrà da fuori. Ho capito. Hai iniziato a fumare? Ma no, quelle sono di Veronica. Giovanna, è inutile nascondersi. È evidente che stavi fumando. Tra l'altro avevo il sospetto già da un po' di tempo. È inutile dirti che mi dispiace moltissimo. Ma no, mamma, fumo solo qualche sigaretta ogni tanto. E poi a scuola mia lo fanno tutti. Perché se tu non lo facessi ti sentiresti tagliata fuori. Proprio così. Però ti rendi conto che per essere uguale agli altri paghi un prezzo molto alto? Aspetta. Ecco, questi sono i risultati degli ultimi studi sui danni del fumo. Leggilo con calma, è molto interessante. Mamma, ma non ti sembra che questi medici esagerino? A te sembra eccessivo, però le statistiche, vedi, parlano chiaro. E poi ricordati una cosa, che è molto difficile smettere di fumare. Sì, mamma, me l'hai già detto. Lo so, a te i miei sermoni seccano. Comunque si tratta della tua salute e non sto a me decidere se e quanto fumi. Comunque ricordati una cosa, io non ho nessuna intenzione di sovvenzionare questa tua abitudine. E se mi accorgo che spendi tutta la tua paga in sigarette, proporrò al papà di ridurla o di eliminarla del tutto. Va bene? Sì, tanto lo so che poi alla fine devo far sempre come volete voi. Ah, prendila come credi, hai una scelta. La mamma qui ha deciso di essere più tollerante. Tollerare però non vuol dire approvare. Anzi, la mamma ha espresso chiaramente la sua disapprovazione. Poi ha fatto una cosa molto utile in queste circostanze. Si è appellata a una fonte autorevole. Però ti rendi conto che per essere uguale agli altri paghi un prezzo molto alto? Aspetta. Ecco, questi sono i risultati degli ultimi studi sui danni del fumo. Leggilo con calma, è molto interessante. Infine ha prospettato a Giovanna le conseguenze a cui va incontro se insiste nella sua nuova abitudine. Però le statistiche, vedi, parlano chiaro. E poi ricordati una cosa, che è molto difficile smettere di fumare. Sì, mamma, me l'hai già detto. Lo so, a te i miei sermoni seccano. Comunque si tratta della tua salute e non sto a me decidere se e quanto fumi. Comunque ricordati una cosa, io non ho nessuna intenzione di sovvenzionare questa tua abitudine. E se mi accorgo che spendi tutta la tua paga in sigarette, proporrò al papà di ridurla o di eliminarla del tutto. Anche se non vuole usare la repressione, insomma, deve dare a Giovanna un segnale forte. Non vuole che la figlia si illuda che la sua nuova abitudine sia benvenuta. E a me sembra che l'approccio della mamma sia un misto di tolleranza e fermezza, molto opportuno in una circostanza come questa. Ed eccovi ora una scena, come dire, colorita. Lasciami stare, vieni qua. Lo stronzo. Che cosa hai detto? Ma non importa quello che è successo. Ma si può sapere chi ti ha insegnato questa bella maniera di parlare? Ma... Ma niente, tu non ripetere più quelle parole, è chiaro? Solo i delinquenti si esprimono così, ecco. Papà, ma lei se ne approfitta solo perché sono più piccolo. Stai zitto e fila via. Sei un bel maleducato, ecco quello che sei. Leo si è lasciato trasportare dall'indignazione e ha rimproverato Francesco come se la sua parolaccia fosse la cosa più grave del mondo. Che cosa hai detto? Papà, ma lei mi ha fatto male! Ma non importa quello che è successo.
Ma si può sapere chi ti ha insegnato questa bella maniera di parlare? Ma... Ma niente, tu non ripetere più quelle parole, è chiaro? Solo i delinquenti si esprimono così, ecco. Eppure il bambino quelle espressioni le sente continuamente. E non solo nella vita reale. Gli spettacoli televisivi e i film ne sono pieni zeppi. Se Leo vuole convincerlo a non seguire certi esempi, deve essere un po' più sottile. Cattiva! Ma fu con stronza! Ehi, ehi, ma cos'è tutta quella rabbia? Papà, lei mi ha fatto male! Ah, io non gli ho fatto proprio niente. Siamo alle solite, eh? Ma non potete risolvere le vostre questioni con più calma, in maniera più civile, senza ricorrere alle parolacce? Papà, ma lei ha cominciato! Non è vero, è stato lui. Non voglio sentire accuse, eh, buoni. Mi raccomando, adesso andate di sopra e provate a risolvere le cose con molta tranquillità, ok? Va bene. Solo un accenno alle parolacce, insomma. E poi ancora un'esortazione ad essere più gentili, invece di accusarsi a vicenda. Ma non potete risolvere le vostre questioni con più calma, in maniera più civile, senza ricorrere alle parolacce? Papà, ma lei ha cominciato! Non è vero, è stato lui. Non voglio sentire accuse, eh, buoni. Mi raccomando, adesso andate di sopra e provate a risolvere le cose con molta tranquillità, ok? Secondo me, questo modo di intervenire è un esempio di stile molto più efficace nell'insegnare la buona educazione rispetto al dramma della versione precedente. Ma vediamo cosa Giovanna ha in serbo per i genitori. Una sorpresa non da poco. Non mi sembra vero. Un fine settimana senza i figli è una vera pacchia, eh? Già, hai ragione, è una vera pacchia. Senti, ma Giovanna non dovrebbe essere già qui? Arriverà, non ti preoccupare. Ah, ecco. Ciao. Giovanna, ma che cosa hai combinato ai capelli? Perché? Ma ti piacciono? Ma che ti è saltato in mente? Ce l'avevi così belli. Guarda, te l'hanno ridotti gialli secchi come paglia. E poi perché li hai tagliati così corti? Sembri una scopa rovesciata. Uffa, ma voi non vi sta mai bene niente di quello che faccio. Volevo cambiare, tutto qui. Adesso ci vorrà più di un anno per farli crescere come prima. Mamma, ma perché non ti fai gli affari tuoi tu? Senti, io parlo solo per il tuo bene. Già, però mi rovini sempre tutto. Adesso mi verrebbe voglia di tagliarmi le vene. E che cosa ho detto di male? Ma alla capire, quella lì viene da un altro pianeta per me. Giovanna sa benissimo che l'idea di tagliare e tingersi i capelli non sarebbe piaciuta ai genitori. Anzi, la sua intenzione inconscia era proprio quella di contraddirli, di scioccarli. Quasi per affermare, i capelli sono i miei e ci faccio quello che voglio. Giovanna, ma che cosa hai combinato ai capelli? Perché? Ma ti piacciono? Ma che ti è saltato in mente? Ce l'avevi così belli! Guarda, te l'hanno ridotti gialli secchi come paglia. E poi perché li hai tagliati così corti? Sembri una scopa rovesciata. Uffa, ma voi non vi sta mai bene niente di quello che faccio. Volevo cambiare tutto qui. Lascio a voi decidere chi ha ragione in questo caso. Ma io vorrei mostrarvi un modo di reagire dei genitori che a me sembra più opportuno. Eccola. Ciao. Che sorpresa. Sei biondissima, eh? Perché, non ti piacciono? Beh, hai avuto un bel coraggio, eh? Sì, volevo cambiare sul serio. Ero stufa del solito look da bambina. Beh, quasi quasi ci sei riuscita perché ho stentato a riconoscerti. E a te, papà? Ti piace il mio nuovo look? Beh, sinceramente sono un po' scioccato. Dammi almeno il tempo di abituarmi. Comunque, se piace a te... Ah, sì, a me moltissimo. E anche a Veronica. Sapessi come si è combinata lei. Come? Si è rasato tutti i capelli da una parte e si è lasciato solo una sciocca in mezzo, arancione. Anche in questo caso sia Bianca che Leo mostrano chiaramente di non condividere la decisione di Giovanna, ma fanno un grosso sforzo per controllarsi, tenendo bene in mente che si tratta dei suoi capelli e non dei loro. Perché, non ti piacciono? Beh, hai avuto un bel coraggio, eh? Sì, volevo cambiare sul serio. Ero stufa del solito look da bambina. Beh, quasi quasi ci sei riuscita perché ho stentato a riconoscerti. E a te, papà? Ti piace il mio nuovo look? Beh, sinceramente sono un po' scioccato. Dammi almeno il tempo di abituarmi. Comunque, se piace a te... Le danno, cioè, l'impressione di considerarla adulta ormai, almeno da questo punto di vista. La sua immagine, o come dice lei, il suo look, è un affare personale. Lei e Bianca mostrano di sapere, insomma, che le interferenze dei genitori
sulle questioni di gusto sono molto pericolose. Rischiano di suscitare ribellioni violente e di rovinare il rapporto con i figli su problemi di forma. Fra l'altro, basta un po' di pazienza perché le stravaganze come quella di Giovanna non sono destinate a durare. Ma assistiamo a un episodio che coinvolge un principio più importante. Chiudi la porta, per favore, Francesco. Sì. Ecco qui. Ecco i tuoi quaderni, così li porti nella tua stanza. Fermati un po', vieni qui. Questi sono i pennarelli che non ti volevo comprare, vero? Mm-hmm. E tu li hai presi lo stesso? Sì, mi piacevano. Ma sai che cosa significa? Che hai rubato. E tu perché non me li hai comprati? Ma che cosa significa? Se io non ti compro una cosa, tu la rubi. Che cosa sei, un ladro? Per due pennarelli non se ne accorgono al negozio. Ah no? Questa volta l'hai fatta veramente grossa. Quando tornerà papà vedrai, brutto delinquentello che non sei altro. Penso che siamo tutti d'accordo che il comportamento di Francesco andasse subito disapprovato. L'attacco della mamma al bambino, però, è eccessivo. Questi sono i pennarelli che non ti volevo comprare, vero? Mm-hmm. E tu li hai presi lo stesso? Sì, mi piacevano. Ma sai che cosa significa? Che hai rubato. E tu perché non me li hai comprati? Ma che cosa significa? Se io non ti compro una cosa, tu la rubi. Che cosa sei, un ladro? Non era necessario chiamare Francesco ladro. Epiteti come questo, l'abbiamo visto, possono causare un inutile danno alla personalità. Non è necessario demolire i nostri figli, insomma, per insegnare loro l'educazione. Vediamo come Bianca possa stabilire il suo principio senza rischi. Ecco i tuoi quaderni, così li porti nella tua stanza. Ok. Francesco, cosa sono questi? I pennarelli che non ti volevo comprare? Mm-hmm. E tu li hai presi lo stesso? Sì, io li volevo. Francesco, io lo so che morivi dalla voglia di averli, ma questa faccenda non mi piace affatto. Non voglio, nella maniera più assoluta, che tu prenda delle cose senza pagarle, va bene? Ma allora perché tu non me le hai comprati? Io capisco la tua delusione, però non voglio che prendi le cose che non sono tue. Ma si trattano solo di due pennarelli, mamma. Eh sì, a te sembrano inezie di fronte a tutta la merce che ha un negozio. E se tutti facessero come te? E allora come vuoi che faccia? Intanto mi prometti che non lo fai più, primo. E adesso io andrò in negozio, porterò i pennarelli e dirò che è stato uno sbaglio, va bene? Va bene, mamma. La mamma questa volta ha espresso comunque con l'energia necessaria la sua disapprovazione. Questo però non le ha impedito di riconoscere, col solito ascolto attivo, la delusione che ha spinto Francesco al piccolo furto. Francesco, io lo so che morivi dalla voglia di averli, ma questa faccenda non mi piace affatto. Non voglio, nella maniera più assoluta, che tu prenda delle cose senza pagarle, va bene? Ma allora perché tu non me le hai comprati? Io capisco la tua delusione, però non voglio che prendi le cose che non sono tue. Ma si trattano solo di due pennarelli, mamma. Eh sì, a te sembrano inezie di fronte a tutta la merce che ha un negozio. E se tutti facessero come te? Alla fine però, decidendo di restituire i pennarelli al negozio, ha tolto a Francesco qualsiasi illusione di indulgenza per ciò che ha fatto. E allora come vuoi che faccia? Intanto mi prometti che non lo fai più, primo. E adesso io andrò in negozio, porterò i pennarelli e dirò che è stato uno sbaglio, va bene? Va bene, mamma. Credo che il piccolo abbia ricevuto comunque il messaggio. E non ha rischiato, come nella versione precedente, di perdere rispetto per se stesso. Ora tocchiamo un argomento scottante. La droga. Ciao. 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 Senti, il metodo per studiare insieme. Andiamo nella mia stanza, ok? Ci sentiamo allora, ok? Sì. Ciao. Ciao. Bel maleducato quel Matteo. Dimmi un po', ma non l'avevano espulso dalla scuola perché fumavano spinello? Beh, sì. Mm. E tu mi porti a casa un ceffo del genere? Mamma, Matteo non è un ceffo, è un ragazzo molto sensibile. Sensibile, eh? Bel cafone, invece. È andato via senza neanche salutare. Comunque, non voglio che lo frequenti, potrebbe insegnare a fumare la droga anche a te. Mamma, guarda che io non sono mica scema. E poi uno spinello non è mica la fine del mondo. Se avessi quanti ragazzi fumano a scuola mia. Adesso lo spinello non è la fine del mondo. Guarda che questa gente passa dallo spinello alla cocaina, all'eroina o a chissà quale altra porcheria. Mamma, ma che dici? Guarda che è proprio così. Comunque non voglio che frequenti quel ragazzo. È una pessima compagnia. Mamma, guarda che io esco con chi mi pare. No, tesoro, tu fai quello che dico io. Va bene, se no non esci neanche il pomeriggio.
Poi aspetta che lo dica a tuo padre, vedrai. Sì, vedrai. La droga fa molta paura a Bianca, come a tutti noi. Si capisce dunque perché l'amicizia di Giovanna con la pecora nera della scuola l'allarmi tanto. Ma la sua minaccia di non farla più uscire può essere pericolosa. La repressione, infatti, non è il metodo migliore per convincere i ragazzi ad evitare la droga. Anzi, è una sfida che in un periodo turbolento come l'adolescenza può spingere alla trasgressione, con risultati esattamente opposti a quelli che ci aspettiamo. Un altro errore di Bianca, poi, è quella imprecisione con la quale parla delle droghe, mettendole tutte sullo stesso piano. Adesso lo spinello non è la fine del mondo. Guarda che questa gente passa dallo spinello alla cocaina, all'eroina o a chissà quale altra porcheria. Mamma, ma che dici? Bisogna tenere presente che quando diamo informazioni incerte e misteriose, invece di evitare il pericolo, possiamo renderlo persino interessante, intrigante. Un ragazzo, tenuto all'oscuro degli effetti reali degli stupefacenti, potrebbe domandarsi: come mai, se sono tanto pericolosi, molte persone sono disposte a rischi enormi per farne uso? Se non trova una risposta plausibile a questa domanda, allora sì che può trovarsi in una situazione di vero pericolo. Vediamo dunque un modo più efficace di affrontare il problema droga. Va bene, allora ci sentiamo, ok? Sì. Ciao. Ciao. Giovanna, mi preoccupa questa tua amicizia con Matteo. Perché? Beh, so che è stato espulso da scuola perché fumava uno spinello. E poi non mi piace questo suo atteggiamento poco rispettoso. Hai visto? È andato via senza salutare. Sì, lo so, mamma. Apparentemente può sembrare un po' rotto, ma è solo molto timido, tutto qui. Credi? Comunque, a parte Matteo e la storia dello spinello, io vorrei discutere con te sul problema della droga. Non capisco, discutere su cosa? Vedi, ho il sospetto che tu non abbia capito precisamente i pericoli che si possono correre. Ma sì, mamma, li ho capiti. Alla televisione ne parlano sempre e poi anche a scuola ne discutiamo. Conosci i sintomi che ti possono provocare il crack, la cocaina, l'eroina? Come possono danneggiarti o addirittura ucciderti? Beh, no, questo non lo so. Sai quanti anni di carcere rischia chi è solo sospettato di spaccio di droga? E come si sono rovinati la vita tantissimi ragazzi solo così, per una stupidaggine o solo per lo spirito di ribellione? No, non lo so, però questo a me sembra un po' inutile. No, tesoro, l'informazione non è mai inutile. Vedi, così puoi proteggerti da un nemico molto pericoloso. Sì, ma come faccio a saperne di più? Ci sono diversi centri di informazione, consultane qualcuno. E poi, aspetta. Ecco, vedi? Questo libro è molto interessante. E ci sono parecchie informazioni. Ce n'era una in particolare che volevo farti leggere. Aspetta, vieni qui. Eccola, guarda. Questa qui. La mamma ha deciso, insomma, di mostrare fiducia in Giovanna. Ha capito che è molto più probabile che la ragazza impari a badare alla propria incolumità se sa che la mamma si fida. Meglio informarla onestamente sulla reale entità dei rischi che corre, lasciandola poi responsabile delle proprie scelte. In conclusione, quando vogliamo convincere i nostri figli a seguire i nostri principi, invece di minacciarli, punirli o fare lunghi sermoni, armiamoci di fatti, prove e statistiche. Trattiamoli da persone responsabili e mature, insomma, e molto probabilmente li vedremo comportarsi come tali. Ecco, siamo arrivati alla fine del nostro corso. Spero di non aver invaso troppo la vostra vita, anche se so di avervi costretto a pensare e a mettervi in discussione. Spero sia emerso chiaramente che non ho avuto la pretesa di insegnarvi a fare i genitori, perché si tratta di un'arte, e un'arte non si può insegnare. Diciamo che ho cercato di fornirvi qualche strumento per diventare almeno dei buoni artigiani, tanto per cominciare. Ho buttato un sassolino nello stagno, insomma. Mi piacerebbe scoprire un giorno che le onde si sono allargate e che hanno toccato almeno un poco la vostra vita.